Di tutto il programma del Festival del Cerchio delle Muse, il concerto forse più suggestivo, più emozionale, è senza dubbio quello che si svolge ogni anno presso il Rifugio Rossi a 1600 metri sul livello del mare, a metà strada tra la Pania Secca e quella della Croce, nel comune di Molazzana, nel cuore delle Alpi Apuane. Per assistere al concerto, organizzato dall'Associazione Il Cerchio delle Muse in collaborazione con i comuni di Molazzana e Pieve Fosciana, il pubblico raggiunge il rifugio a piedi, proprio come faceva l'indimenticato maestro Luigi Roni, che ebbe la bella idea di questo concerto, subito condivisa anche dal CAI di Lucca. Dopo i saluti istituzionali, con anche quello del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, è stata la musica la vera protagonista della giornata. Il concerto, eseguito dall'Ensemble Le Muse diretta dal maestro Andrea Albertini con le belle voci di Alida Berti e Vladimir Reutov, si è sviluppato su un repertorio personalizzato per la circostanza, con brani di Verdi, Puccini e altri ancora, fino alla doppia dedica, Luigi Roni alle Apuane, del Signore delle Cime di Bepi De Marzi. Al termine gli applausi si sono mescolati alle emozioni di aver assistito ancora una volta ad un evento davvero unico. Ho pregato che non piovesse per poterlo fare in mezzo alla gente, guarda quanta allegria ancora c'è. Sì, hai proprio ragione, questo qui è il top proprio. Il maestro Roni ha avuto una grande intuizione per far sì che di portare questo concerto su e ai 1600 metri del Rifugio Rossi. Essere riusciti ad arrivare fin quassù ormai da qualche anno è una consuetudine, d'agosto di questo periodo, questo concerto in questo contesto è veramente una cosa fantastica. Un'unione insieme fra la cultura, l'ambiente e tutto quello che ne consegue, veramente un modo, un inno allo stare bene oltre a un inno alla musica. Ecco invece i prossimi appuntamenti del festival. Si prosegue con il 15 a Careggine, è un classico, e il 16 a Fosciandola. Anzi, colgo l'occasione perché Fosciandola c'è l'inaugurazione di una piazza a Luigi Roni, quindi mi farebbe piacere la presenza di molti in onore proprio di Luigi Roni.